ci siamo detti tutto quello che era necessario dirci oggi. Qualcosa ce lo teniamo per il giovedì e qualcosa per il venerdì, se no, se io non chiamo Di Maio tutti i giorni, voi cosa fate? A... Senta, ma se Mattarella le conferisce l'incarico pur senza una maggioranza, lei accetta? Rispettando l'autonomia del Presidente lo escludo. Non penso che il Presidente della Repubblica conferirà incarichi a caso a qualcuno che non ha la maggioranza, e oggi noi non abbiamo la maggioranza. Lei potrebbe andare però in aula a presentare il programma a ministri e chiedere la fiducia. Preferisco farlo prima. Cioè, la caccia al tesoro mi piace. Perché la indebolisce? No, la indebolisco, non è serio. Il mio programma ce l'ho ben chiaro in testa. Ad oggi ho perfettamente consapevolezza del fatto che non ha la maggioranza la Camera e il Senato. Fra 10-15 giorni magari è diverso, però oggi non chiederei un incarico per non concludere nulla. Berlusconi però chiede questo, chiede che l'incarico sia dato a lei. Ho capito, però siccome io decido per me, e quindi sono grato dei consigli degli altri, però domani col Presidente della Repubblica parleremo francamente. Sarete assieme e un accordo di facciata o siete... No, saliamo insieme per dire le stesse cose e portare avanti lo stesso progetto, per rimarcare che la coalizione che ha vinto, seppur non essendo autosufficiente, è quella di centrodestra, quindi era giusto farlo vedere anche plasticamente, visto che è giusto ascoltare i 5 Stelle. Io all'interno della coalizione di centrodestra sono quello che più di tutti dice rispettiamo il voto degli italiani, quindi il voto degli italiani dice centrodestra primo, 5 Stelle secondi e PD non pervenuto, però i 5 Stelle devono ricordarsi che sono secondi, è una strana partita quella in cui i secondi arrivati vorrebbero dettare le regole ai primi, quindi rimettiamo le cose al loro posto.